Ragazze, queste qua sono le cose che di un'asciugatrice sono riuscita a piegare senza stirare. Non è poco, assolutamente. Vi dico qual è il mio trucchetto. Allora, curare lavatrice e asciugatrice. Non lasciare mai la roba nella lavatrice, non lasciare mai la roba nell'asciugatrice. Appena finiscono, subito tirare fuori la roba e assolutamente incominciare a, per quanto riguarda l'asciugatrice, incominciare subito a piegare quando la roba è ancora calda, perché funziona e la roba si piega molto velocemente e non rimane stropicciata. Mai dimenticarsela nell'asciugatrice perché diventa uno schifo. E anche nella lavatrice la stessa cosa, appena termina il lavaggio subito metterla nell'asciugatrice. E io comunque ho risparmiato tanta roba da stirare, perché io non so voi, ma chi ha bambini, io ogni giorno i miei bambini li devo cambiare da testa ai piedi. Non è possibile di mettergli un pantalone e una maglietta del giorno prima, quindi ho un sacco di roba da lavare. Perciò mi sono, insomma, organizzata in questo modo. Come vedete, la roba si piega bene, rimane bella piegata, non ha grinze e ha comunque l'effetto di una stiratura. Io mi sono. Ho deciso, insomma, di fare così perché sennò era un continuo stirare dalla mattina alla sera tutti i giorni. Bene, ragazze, questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Non so, fatemi sapere voi cosa fate per evitare di stirare. Io ho trovato solo questa soluzione e devo dire mi trovo abbastanza bene. Poi ci sono delle cose, ovviamente, di questa asciugatrice ho tirato fuori 3 o 4 cose che erano assolutamente da stirare perché erano improponibili. Però quello che posso evitare, tipo pigiami, magliette, roba intima, magliette intime, qualche felpa, qualche maglietta, non la stiro assolutamente, perché sennò non mi passa più. Bene, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!